Questo programma è offerto da DIAR, bontà e tradizione, Citterio, Mortadella Villani, Corte Buona, prosciutto al forno, Motta, manzo cotto, Pizza Margherita Napulelle, Siciliani, Amadori, Martini. Quanti siete? Ci state scrivendo in tantissimi per partecipare a Sfida ai Fornelli. Noi vi ringraziamo, bentornati. Ancora una volta una sfida fra un VIP di Capitanata ed un cliente di uno dei 19 supermercati Combi dislocati a Foggia e in provincia. Questo è il buono spesa in palio per questa puntata. Se vincerà il cliente Combi potrà spenderlo, come ho detto, in uno dei 19 supermercati Combi. Se invece dovesse vincere il VIP potrà dare questi 100 euro in buono spesa in beneficenza ad una associazione o ad una famiglia bisognosa a sua scelta. Oggi grande puntata, ricca di risate sicuramente. Vedrete poi, quando vedrete chi è uno dei giurati, mi darete ragione. Andiamo a conoscere subito la prima concorrente. Ecco il nuovo numero di Convi Magazine. È arrivata la primavera con tutti i suoi colori e i suoi profumi. E la si sente anche in cucina, con frutta e verdura a volontà. Salute, attenti allo stress. Cosa fare quando lo stress ti travolge? Tempo libero, il gusto del borgo a Pietramonte Corvino, uno dei borghi più belli d'Italia. Lifestyle, la grande bellezza del Made in Italy. Spazio motori, consigli utili per la vostra auto. E in più, gossip, news e attualità. Eventi, sagre, mostre e spettacoli nella nostra provincia e non solo. Programmi televisivi delle principali reti nazionali. Tutto questo ed altro ancora solo su Convi Magazine. Oh, diamo il benvenuto a Rosa D'Onofrio. Ciao Piero, buongiorno. Benvenuta, buongiorno. Benvenuta, attrice foggiana. Sì. Ma non solo attrice, no? Quando si parla di cultura c'è Rosa D'Onofrio e questo è molto importante. Come il prezzemolo. Come il prezzemolo, come il prezzemolo. A proposito di prezzemolo, vediamo se Rosa D'Onofrio, ormai in pensione da qualche sì, anno, da però... attività lavorativa, sì. Ecco. Però, vediamo se è una brava massaia, come si dice, vediamo se sa fare la spesa e se ha fatto una spesa consona agli standard di Sfida ai Fornelli, cioè massimo 5 euro. Vediamo. Credo vediamo. Proprio di sì. Sì? Sì. Allora. Innanzitutto lo scontrino lo tengo io. Esatto. Quindi, prezzemolo, a proposito di prezzemolo, ecco. Tagliolini freschi. Questi sono tagliolini freschi all'uovo, sì. Facciamo vedere. Peperoncino e cicale, canocchie. Cicale, come diceva Eder Parisi, eccole. Eccola qui, qua. Le facciamo vedere, benissimo, eccole qui. Graziose, sicuro, sono piccoline. Belle piccoline, ecco, quindi vediamo quanto ha speso. Allora, in tutto... Ah, c'era anche l'aglio. In tutto, pensate un po', 2,90 euro. Piatto unico, quindi la pasta è con la cicala, che è anche un secondo. Bisogna quindi... saper risparmiare in questo periodo. E poi, soprattutto quando si tratta di pesce fresco, di pasta all'uovo, noi andiamo a nozze. Allora noi inviteremo, ovviamente, Rosa a buttare un po' di pasta in più, perché anche sì, noi sì, certamente, la nostra certamente parte. Benissimo, vediamo cosa ci preparerà Rosa D'Onofrio. Bene, qual è il piatto di Rosa D'Onofrio per Sfida ai Fornelli? Allora, sono tagliolini all'uovo con le canocchie. Benissimo. Con le cicale. Benissimo, benissimo. È un piatto molto semplice, però è gustoso. È gustoso, sì. E lo vedremo subito. Allora, iniziamo. Come inizia questa preparazione? Allora, inizia mettendo l'olio. Ricordiamo, olio extravergine d'oliva nostrano, eh? Ricordiamo, peranzana e coratina,
la varietà di olive forse più gettonata in Puglia, ecco. Ecco, poi ci mettiamo l'aglio. L'aglio. Tagliato a pezzetti. Sì, benissimo. Lo facciamo imbiondire. Sì, lo lasciamo imbiondire un po'. Quando c'è un piatto di pesce c'è quasi sempre l'aglio, vero? Più che la cipolla. Beh sì, perché la cipolla dà di dolce. Ok, allora facciamo imbiondire l'aglio. Sì. Nel frattempo parliamo un po' di Rosa D'Onofrio, attrice in lingua italiana. Sì, in lingua, sì. In lingua, appassionata di poesia, reduce, devo dire, da un bellissimo evento dedicato sì, ad Alda Merini. Sì, dedicato ad Alda Merini, e sono stata contentissima perché in effetti avevo timore. Però la cittadinanza ha risposto benissimo, che avevamo come concorrente alla provincia, avevamo Catena Fiorello e poi avevamo il concerto di Bacalov di musica civica. Però ecco. Allora, però l'auditorium della biblioteca era pienissimo e in più c'erano persone sedute anche sugli scalini. Quindi c'erano quasi 200 persone. Quindi diciamo che 200 persone sì c'erano e sono rimaste fino alla fine. Oh, questa la soddisfazione. Si dice, la processione si vede quando esatto, si ritira. No? Esatto. E il mio scopo era quello di portare, di far conoscere la Merini alla cittadinanza. Quindi che ha apprezzato. Apprezzato e ho avuto anche i ritorni, perché su Facebook ho avuto un sacco di complimenti. E questa è una cosa sì, molto positiva. Sì. E poi, vabbè, il 10 aprile in cattedrale farò lo Stabat Mater. Ah, fantastico. Di Pergolesi e di Jacopone da Todi. Quindi musica e poesia. Sì, musica e poesia, musica e poesia. Stabat Mater è probabilmente uno dei brani più commoventi, ecco, forse beh, sì, Jacopone più da Todi ha raggiunto il massimo. Sì, ma comunque c'è Pergolesi che è bellissimo come sì, diciamo, struggente, la parte. Struggente. Sì, sì, sì. Tu ti occupi di cultura a 360 gradi, si può dire che a Foggia ce ne sia tanta, però molte volte un po' inespressa? Ce n'è tanta, sì, inespressa, però se la vai a cercare e a trovare La porti fuori, c'è un'estrapolazione, c'è materiale da estrapolare. Ci sono tante belle iniziative che magari forse sono un po' meno conosciute. È vero, i teatri sono un po' vabbè, chiusi. Purtroppo cioè, i teatri, adesso vediamo cioè, i candidati sindaci. Vediamo chi riuscirà ad aprire il Giordano. È vero. E anche poi, comunque, non solo l'apertura, ma anche chi ci metterà esatto, a dirigere il Giordano. Ci vuole cioè, una la stagione. Cosa importante, no, la cosa importante è il direttore artistico. Esatto. Se il direttore artistico è buono, il teatro esplode, va forte. Se sarà un ricettacolo, così, di nomi. Quali sono le prossime operazioni? Allora, le prossime operazioni saranno le mettere le cicale. Sì, queste sono state ovviamente pulite, le ho tagliate sul dorso per far venire fuori il loro umore. Certo. Che sono loro che daranno sapore alle cicale. Allora, queste sono piccoline. Sì, sono piccoline perché le ho preferite piccoline. In quanto nel piatto sono più graziose, no? Sì, sono più belle da vedere. Ecco, però magari quelle più grandi sono buone quelle anche più ripiene, grandi ce ne sono... si possono fare ripiene, si possono fare arrostite con la mollica, quindi no. Ci sono vari... Cioè... Dove ci sono le cicale il piatto è sicuramente sì, buono. Sì, è saporito. È sicuramente buono. Sì. Perfetto, allora adesso abbiamo aggiunto le cicale, sì, le prossime operazioni. E la prossima operazione sfumiamo con il vino. Sì, che è falanghina. Quindi anche sì, in questo caso è un vino nostrano, ecco qui. Benissimo, allora attendiamo che le cicale continuino a cuocersi, la loro cottura. Certo, e poi butteremo, poi dice, caleremo la pasta. È quasi cotta nel sì, frattempo adesso abbiamo la aggiunto... spadelliamo ecco spegniamo sì, nel frattempo abbiamo aggiunto il prezzemolo vero? Sì abbiamo aggiunto il prezzemolo, ho messo un altro pochino di
Ecco, di qui. Olio. Di olio. Oh, e passiamo a spadellare. Quando la pasta è l'amido. Esatto. Si uniscono in un connubio fantastico. Sono bravo oggi, presentatore Carmine. Oggi proprio sei sono ispirato. Poetico anch'io, mi hai ispirato. Sei ispirato, è stata oggi la mia musa. Lo so. Pochino pochino. Però io voglio vedere da tutti i nostri concorrenti come si spadella. Non ci riesco io non ecco. Qualcuno me lo deve insegnare alla fine di questa serie di puntate. Come si fa a spadellare? Aiutiamoci. Innanzitutto ci vuole una bella padella come questa, con i bordi alti. Altrimenti sì, perché bisogna raccogliere tutto il condimento. No, io l'altra volta me l'hanno provato a spiegarmelo i ragazzi dell'Einaudi, dell'alberghiero. Loro erano bravissimi, io sembravo un tennista. Però ho fatto cadere tutto. Ecco fatto. Allora, Spegniamo e passiamo. Allora, creiamo un piccolo letto, un piccolo praticello. Ecco qua. Beh, la coreografia è importante. Certo. Anche perché ecco qua. Benissimo. Allora, siccome non abbiamo il coppa pasta, ci aiutiamo col mestolo. Allora, questo è significa sapersi ingegnare. Sì. Allora, nel frattempo, tu hai due figli? Io ho due figli. Salutiamo, come si chiamano? Allora, il grande, il maschio si chiama Raffaele. Sì. E la femmina si chiama Alessandra. Benissimo, li salutiamo. Super adulti. Sono super adulti? Sì, perché il maschio ormai ha 44 anni. Sono giovani. Però voglio dire che mi sono sposata giovane. Sì? Sì, perché anche sennò perché dice sei un giovane, figlio di 44 anni. Dice questo. L'hai avuto a 12 anni. Grazie del complimento. Sono quasi miei coetanei i figli, quindi io non posso dire che sono super adulti, sono giovanissimi. Una è stata tua compagna di scuola, sì, no? Al Marconi. Compagna di liceo. Sì. Ecco qua. Guardate questo monticciolo di pasta con le cicale. Quanto è bello. Qua. Benissimo, il piatto... Questo è finito, il mio piatto. Ci vuole spolverate di peperoncino, niente, abbiamo fatto tutto. No, già posto. Allora facciamo vedere questa pasta con le cicale, tagliolini all'uovo con le cicale. Di Rosa D'Onofrio. Costo 2 euro. Costo 2 euro e 2,90 euro. Fantastico, rapporto qualità-prezzo, fantastico. Benissimo, adesso la parola al secondo concorrente, poi ovviamente la regia... insieme a me assaggerà prima dei giurati e vedremo com'è. La pasta fresca di Vella nasce dal cuore del chicco di grano duro ed è interamente prodotta in atmosfera protetta. La semola e l'acqua sono le materie prime che formano l'impasto. Attraverso gli stampi nascono tutti i formati di pasta fresca di Vella e nelle confezioni trasparenti arrivano dritti sulle nostre tavole. Di Vella, passione mediterranea nel mondo.
È il tuo appuntamento con gusto e freschezza di altri tempi. Dal 1898 ogni giorno come una volta. Fattoria del Molise del Giudice, la mozzarella fresca per tradizione. Prima di ricevere il concorrente, l'altro concorrente, vi ricordo che è sul catalogo Convi di questa settimana c'è un'offerta molto importante, la pasta Tamma da chilo a 75 centesimi. Secondo me imperdibile come offerta. Andiamo a conoscere, eccolo qui, l'altro concorrente, lo sfidante Pino Stefanini. No. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Benvenuto, benvenuto. Vediamo cosa ha comprato Pino Stefanini, che ricordiamo voi l'avete già visto in qualità di giurato, ma poi si è appassionato così tanto a questa trasmissione che ha deciso di venire a sfidare un VIP e vedremo come andrà. Allora, andiamo a vedere che cosa ha acquistato. Allora, noci tipiche nostre, bisogna dirlo, perché sì, è vero, le noci della California, ma le nostre noci sono buone. No. Eccole qua, questa è la versione tritata. Poi ciliegino. Pomodoro ciliegino. Questa che non manca mai, la testa d'aglio. Non manca mai una testa d'aglio. E poi spaghettoni tamma, ricordiamo Foggiani, anzi lo stabilimento di Cerignola, ma Foggiani Doc. E guardate, è andato un po' peggio di Rosa D'Onofrio, però si è mantenuto nei 5 euro. 4,44 euro, pomodori ciliegino 40 centesimi, noci California 2,01 euro, spaghettoni Tamma 1,04 euro, aglio estero 99 centesimi. Se avesse preso la confezione da chilo avrebbe risparmiato un po', però naturalmente le regole dicono che bisogna cucinare per due persone un chilo, e vabbè. Tempi di crisi magari bisogna contenersi. Esatto. Andiamo a vedere subito che cosa ci cucinerà Pino Stefanini. Qual è il piatto che ci cucina oggi? Allora, spaghettoni Tamma, poi perché? Spieghiamo perché. Comunque che si prestano particolarmente. Spaghettoni Tamma con le noci. Con le noci, ah, fantastico. Vedo anche ovviamente i pomodorini. Sì. Ecco, piatto semplicissimo, veloce. Tant'è vero che metteremo la pasta contemporaneamente all'inizio della preparazione del condimento. Perfetto, allora facciamo così. Incominciamo a mettere la pasta nell'acqua calda, già salata, vero? Già salata. Nel frattempo, questa bella ragazza che vedete qui rappresenta Terre e Gusti che ci ospita. Noi ringraziamo sempre Angelo Pisciotti, perché, giuro che non la faccio parlare, Terre e Gusti si è aggiudicato il premio, l'Oscar 2014 della qualità. E questo premio l'ho avuto direttamente dalle mani di Vissani, che voi tutti conoscete. Questo è un altro bel riconoscimento per Angelo Pisciotti e per tutto lo staff di Terre e Gusti, e noi dovevamo assolutamente fare questo tributo a questa azienda che si trova nella zona industriale di Lucera, è vero? Sì. Sei contenta di questo premio? Sicuramente. Sei contenta che si sto facendo parlare? Sì, è sicuramente un premio molto ambito e ne siamo contenti. Oh, benissimo, poi voi non potete sentire le parolacce perché le sta soltanto pensando, però ecco, l'ho fatta parlare e l'ho ingannata. Va bene, nel frattempo, allora noi ringraziamo Patrizia, aspettiamo che la pasta cuocia, perché questa operazione, come ha detto Pino Stefanini, si fa praticamente al termine. Adesso mettiamo dell'olio extravergine di oliva. Sì. Va bene. Benissimo. Ci mettiamo lo spicchio d'aglio, sì, che poi toglieremo. Adesso facciamo appena cominciare a riscaldare l'olio. Nel frattempo, ecco, perché Tamma? Perché abbiamo parlato di Tamma? Diciamolo.
Ma perché casualmente il sottoscritto è responsabile vendite per l'Italia di Tamma, quindi è casuale la cosa. Benissimo. E quindi mi interesso di vendere un po' di pasta in giro per l'Italia. Giusto un po'. Però parliamo un pochino di vita privata. Per quante persone cucina Pino Stefanini? A volte anche per molte persone. Io ho due figli che hanno due figli a testa. Ah, benissimo. Maschio e una femmina. E tanto per dirla tutta, la mia prima nipotina che si chiama Martina, poi c'è Pietro, poi c'è Giuseppe, poi c'è Noemi. Martina ha scritto a casa mia sulla lavagna: in questo ristorante si mangia benissimissimo. Quindi è evidente che come nonno... loro apprezzano la cucina del nonno. Quindi cucino sempre per parecchie persone. Però anche quando siamo fra amici, per esempio in campagna, mi diletto e si dilettano i miei amici perché io cucino. Qual è il piatto principe? Allora, io dico che il buon cuoco si vede dal primo piatto. Certo. Perché sì. I secondi sono sempre più... Quindi, vabbè, a volte è difficile persino fare uno spaghetto aglio, olio e peperoncino. Perché certo. Tutti dicono che è una cavolata. In realtà ci sono dei parametri che ne fanno un grande piatto. Perché se si fa l'olio va un po' di più, se l'aglio va un po' di più, eccetera, o la stessa pasta o il peperoncino, quel piatto diventa una ciofeca. Quindi è sempre un'arte cucinare. È la stessa cosa dell'uovo integamino. Tutti quanti dicono, io esatto. Non so fare neanche un uovo integamino. L'uovo integamino non è così semplice come sembra, no? Bene, nel frattempo io metto, ma proprio... 4 ciliegini. Ah, ecco, guardate bene, che non è il segreto. Non è per dare sapore, ma colore. Ah, ecco. Va bene, colore, quindi bene. Poi quindi le... i ciliegini interi, interi, non niente di anche la pasta. Ecco qua. Benissimo. Togliamo l'aglio. Perché si pressa di più la pasta Tamma? Perché innanzitutto è trafilata al bronzo. Ah, ecco. Va bene, questo è uno spaghettone trafilato al bronzo, quindi attacca in maniera particolare la noce. Ah, va ecco. Bene, che nel frattempo buttiamo. Ci mettiamo un po' di basilico per dare giusto un po' un odore particolare. Guardate il colore, bianco, rosso e verde, e questo esatto. è molto bello, no? Perché la pasta esatto. È il piatto principe italiano. Benissimo, quindi lasciamo non cuocere molto. No, assolutamente, anzi io la toglierei quasi, ecco, già. Giusto una scottatura. Sì. Aspettiamo la pasta perché è una pasta che ha una cottura abbastanza lunga, 12 minuti, ecco. Perché è uno spaghettone, non è stato casuale chiamarlo spaghettone, perché è uno spaghetto un po' più spesso che si presta per questi piatti particolari dove si deve attaccare il condimento. Certo. Bene, la pasta è quasi cotta? La pasta è cotta. È cotta, è benissimo. Cotta. E quindi possiamo... Andiamo a mettere nella padella. Possiamo impadellarla. Ecco qua. Oh, ecco qua. Benissimo. È rimasta bene al dente la pasta. Indubbiamente. È tutta un'altra cosa, no? Indubbiamente. Allora, ora andiamo a mantecare. Mantechiamo, così la noce si attacca a questo meraviglioso spaghettone. Quindi anche questo è un piatto che può fare un single, diciamo, no? Perché esatto. È molto però veloce. Assolutamente veloce. Una qualche pezzetto di basilico così per dare colore e un aroma. Va bene. E possiamo subito impiattare, guardiamo questo. Anche con i pomodorini? No, questo adesso. Vediamo qual è il segreto finale. Ecco qua. Questa montagnella c'è. Sì. Benissimo. Ancora ci basilico mettiamo per guarnire. Pezzo di basilico. Ci mettiamo un po' di un altro po' di noci. Benissimo. Condimento, le noci, il pomodorino. Ecco qua, guardate. Benissimo. Tra quello che volete ci mettiamo giusto così. Guardate, ecco il lato coreografico. Ma perché prima di vendere la pasta bisogna saperla cucinare, no? Ok. Oh, benissimo. Signori. Facciamolo vedere questo. Questi sono gli spaghettoni Tamma con le noci e con questi pomodorini fantastici.
Il piatto è pronto, la parola alla giuria. Alla giuria. È il momento del verdetto finale, qui con un docente d'eccezione e due ragazzi dell'Istituto Alberghiero Einaudi. Presentiamo prima loro e poi Dulcis in fundo il docente. Andrea Russo, tu che cosa fai? Sale e vendita all'Istituto Alberghiero di Foggia. Benissimo. Poi Michele Sciarappa. Allora, io sono dell'Istituto Alberghiero di Luigi Einaudi. Allora, settore cucina, no, gastronomico. Settore cucina. E poi... Io insegno inglese. Michele Norillo. Non si può fare un applauso, ma facciamo un applauso. Michele Norillo, che oltre ad essere un valido insegnante di inglese alle Einaudi di Foggia, è anche un ormai famosissimo attore foggiano. Locale. Sono locale, come i polli locali. Come i treni, no? Esatto. Qua. Allora, parliamo... voi sapete, Michele ha già assaggiato il piatto, sì, perché deve parlare. Loro invece possono già assaggiarlo. Dai, assaporate. Questo signore capelluto. Allora, parliamo. Sì. Oh, qualcuno che ha riconosciuto la mia... No, veramente, Benedico. Sì? Infatti, secondo me, è spezie di ipotnese. Esatto. Infatti, loro... Io faccio il rasta. Cioè... Infatti, sei un rastuso. Sì. Sei un rastuso, sì. Allora, parliamo ancora una volta delle Einaudi, l'accoglienza e la cucina. L'importanza dell'accoglienza, noi ormai ne parliamo ogni volta, poi detta da una persona che di accoglienza qualcosa ne sa, visto che insomma è un attore, sta sempre a contatto con la gente. Ecco, parliamo un pochino di accoglienza, di cucina e dell'importanza delle Einaudi, che lo possiamo dire, da settembre si sposterà, sì, a Foggia, diamola questa notizia. Sì, allora, dopo tanti anni di lotta, finalmente, diciamo, questi poveri ragazzi rientrano in quella che è la loro sede naturale, cioè Foggia, perché fino adesso stavamo e stiamo tuttora a 15 km di distanza. Abbiamo avuto dei problemi seri per il trasporto, perché appunto i pullman erano insufficienti e i ragazzi avevano difficoltà, abbiamo avuto anche degli incidenti stradali. Che bello, non ci siamo fatti mancare niente. Insomma, quest'anno devo ringraziare in modo particolare, se permetti, il prefetto straordinario appunto della provincia di Foggia, il dottor Costantini, che lo salutiamo. Dico con il cuore, e il nostro prefetto, l'attuale appunto Latella, se non erro, sì, Maria Luisa, Maria Luisa, che è di Reggio Calabria e che hanno ascoltato le nostre suppliche. Non erano preghiere, erano suppliche. Quindi dal prossimo anno in poi noi avremo una sede a Foggia. Io devo dire, sono 8 anni che sto presso le Einaudi, perché voi sapete bene che è un insegnante di area comune, di materia comune, quale appunto in inglese, italiano, noi possiamo essere distribuiti e spalmati in tutti gli istituti. Quindi io sono stato in altri istituti e quindi poi praticamente sono 8 anni che sto presso di loro. Io devo dire che sono dei ragazzi meravigliosi, come tutti i ragazzi di tutti gli istituti, hanno il di più il fatto che vanno nel pratico. In una società attuale come quella italiana, dove ci sono tante difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, e ne sappiamo qualcosa qui, certo, in provincia di Foggia, loro sono più avvantaggiati perché il settore cucina o il settore alberghiero o turistico in genere è il meno difficoltoso nell'andare avanti, anche perché loro hanno una marcia in più. Se non hanno da lavorare in zona, possono benissimo lavorare altrove. Noi abbiamo dei ragazzi che lavorano attualmente, io sono in contatto con dei ragazzi che stanno a Miami, che lavorano appunto nei ristoranti americani, sono in contatto con dei ragazzi che stanno a Madrid, tramite Facebook ormai è internazionale, per cui io so dove sono dislocati questi ragazzi. Abbiamo dei ragazzi che lavorano presso nelle navi di crociera e che sono, l'ultimo mi sembra che sta a Dubai, se non erro, un altro alunno ancora ha vinto un premio internazionale e attualmente si sta per laureare, perché laurea quella, presso l'accademia che
che sta a Modena, se non erro, della Barilla, non vorrei, della Barilla, che è un premio, cioè è un premio che sarà non so di quanti mila euro per poter accedere a questa accademia particolare. Ed è sicurissimo che questo ragazzo appena uscirà già è stato chiamato in Giappone. No. Io devo dire una verità, a me è difficile adesso dare un giudizio, perché questo con le noci è la prima volta che l'assaggiavo. Mm. E devo essere sincero, è semplice come piatto, è ben, diciamo, accorpato e mi ha lasciato un buon gusto. Però devo essere anche sincero che l'altro, quello che dice Kiel, è insomma un altro piatto che io sono abituato da quando ero piccolo. E devo essere sincero, io posso fare un ex aequo, no? No. La dura legge di Fidei Fornelli non si può fare. Senti, allora, facciamo una cosa. Voi vi consultate perché loro hanno assaggiato. Sì. Io nel frattempo faccio entrare gli ospiti. Scusa, ti prendo il gelato. Allora, spostiamoci poco più là. Consultatevi. Ecco, facciamo entrare gli ospiti. Bentornati. Ora loro, guardate, stanno facendo come si fa nel rugby, all'inizio delle partite, si stanno proprio consultando. Nel frattempo, a prescindere da chi sarà il vincitore, com'è stata questa avventura ai Fornelli televisiva? Beh, è stata bellissima, è stata divertente e devo dire anche rilassante. Cioè, in effetti mi sono rilassata, come chiunque quando ama cucinare si rilassa cucinando. E poi bravo presentatore, ha fatto la sua parte. Sì, abbiamo questa cosa. Che cosa doveva dire? Anche Piero ha contribuito. Cosa doveva dire? Invece, Stefanini? È una delle belle esperienze della mia vita. Ne ho fatte parecchie per una certa età. Posso dire di aver fatto delle belle esperienze su tutti i punti di vista. Ecco, questa è una delle più belle alla fine. Benissimo, e questo ci fa piacere. Allora vediamo che cosa hanno deciso. Prego, diciamo, tanto tu ormai sei avvezzo. Ho chiesto aiuto perché loro sono esperti e hanno dato una definizione tecnica, cosa che a me manca, perché io potrei dire in maniera mia e non è giusto così. Allora, quale dei due abbiamo scelto? Lo spaghetto con le cicale. E il motivo? Allora, sì, un'ottima presentazione e il sapore è molto bilanciato, partendo dal semplice spaghetto alle cicale e il gusto che, diciamo, arrotonda con il vino bianco che è stato aggiunto durante la cottura delle cicale. Ecco, che ricordiamo è un bombino Downia distribuito da Terra e Gusti, che ancora una volta ringraziamo perché ci ospita. Scusami se ti ho interrotto, però ci voleva. La pubblicità sarà pure fa. Tu sei d'accordo con lo stesso giudizio? D'accordo con lo stesso giudizio del mio collega, perché si presenta ben strutturato, di buona sapidità, anche se il piatto dell'altro signore, dell'altro concorrente, si presenta molto bene. Infatti ricorda, ci sono bei contrasti tra i colori ed è con una buona presentazione, soprattutto perché ricorda anche un tricolore, anche se è un piatto innovativo per questa presenza di noci rispetto ad un solito spaghetti con il pomodoro. The winner is? It is Mrs. Rosa D'Onofrio! Oh, benissimo! Allora, la vittoria al nostro VIP, vediamo innanzitutto, ecco, facciamo come proprio le cose istituzionali, la consegna del buono. Prego signora, che noi non ci conosciamo per niente con Rosa, le diamo questo premio di 100 euro. Non so, la signora lo potrà consumare o darà, ecco, vorremmo chiarire, no, prego. Lo darò in beneficenza. Lo darò in beneficenza agli amici della stazione. Oh, i fratelli della stazione ancora una volta. I fratelli della stazione sono i più fortunati di tutti, nella sfortuna, perché ovviamente sono fortunati perché hanno vinto tantissime volte e questo fa onore a Rosa D'Onofrio, fa onore a Convi e fa onore anche a chi lavora per dare una mano agli immigrati, alla stazione, ma non solo agli immigrati, anche a chi è più sfortunato. Noi vi ringraziamo Pino Stefanini, ringraziamo Rosa D'Onofrio, ringraziamo i ragazzi dell'alberghiero in Audi. Michele, numero uno come sempre, alla prossima puntata. E speriamo di vedere Michele Norillo, lo diciamo, in cucina questa volta. Vedremo. Ciao. Ciao.